Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari. In primo piano l'esordio del Bari di De Laurentiis allo stadio San Nicola contro la San Cataldese. Vediamo com'è andata. Risposta importantissima da parte dei tifosi biancorossi che oltre la categoria stanno seguendo in massa la squadra. Sono presenti questo pomeriggio per il debutto del Bari al San Nicola nel campionato di Serie D. La gara è appena iniziata. Bolzoni alza la testa, Bolzoni, pallone in profondità per Simeri. Simeri contro Di Marco, alza la testa Simeri, il movimento di Floriano, c'è anche Nellia dalla parte opposta, servizio per Langella. Floriano, la palla dentro, imbucare per Nellia, il destro da parte di Nellia per il vantaggio del Bari, il primo gol al San Nicola. Attenzione perché c'è la ripartenza veloce del Bari, come al solito affidata a Nellia e Floriano. Floriano punta il suo diretto avversario, ancora Floriano in area di rigore, poi Nellia, il destro di Nellia, che gol! Bari 2, San Cataldese 0. Ritmi notevolmente calati in questo secondo tempo. Attenzione, posizione regolare di Floriano che salta il portiere. Floriano! Bari 3, San Cataldese 0. Lascia proseguire il direttore di gara Aloia in area di rigore, attaccato da Matera. Il contatto tra Matera e Aloia, c'è un calcio di rigore. I fischi del pubblico del San Nicola, parte Aloia, il sinistro e c'è il gol. Pallone quasi intercettato da Ficcarrotta, che avrebbe poi avuto un'autostrada davanti a sé, che brivido per Di Cesare, ma il Bari è già dalla parte opposta, il sinistro da parte di Bollino, la risposta da parte di Franza e poi la palla che rimbalza e termina in rete. Forse l'ultimo tocco è stato del numero 17 Piovanello per il 4-1. C'è il destro, attenzione, un rimpallo con Marfella che evita il secondo gol alla San Cataldese. E c'è anche il fischio del direttore di gara finisce qui. Bari 4, San Cataldese 1, tra gli applausi del pubblico del San Nicola dopo 4 mesi. Il risultato 4-1, un altro risultato largo e abbondante, però non tutto è stato facile, soprattutto nei primi 20 minuti una San Cataldese che è venuta a giocarsela davvero a viso aperto. Sì, se l'è giocata a viso aperto, voleva che noi si uscisse perché potevamo ripartire in contropiede. E quindi hanno giocato discretamente i primi 20-25 minuti, noi abbiamo sofferto un pochettino, l'impatto forse non è stato dei più giusti, faceva anche caldo, quindi è capibile probabilmente anche quello, però ripeto, ci sono dei margini di miglioramento notevoli. La difficoltà che mi sembrava, come dicevo prima, è che la squadra fosse un pochettino troppo lunga, quindi non si arrivava mai a prendere i loro centrocampisti, uscivamo in maniera sbagliata. Poi ho voluto insomma cambiare qualcosa, mettere un ragazzo che giocasse tra le linee perché almeno mi dava la possibilità di rimanere un pochettino più corti e mi sembra che poi i risultati sono visti, insomma. Ha vinto il Bari, hanno vinto i suoi tifosi perché dopo quello che è successo, quei 12.000 hanno risposto come se nulla fosse accaduto, insomma. A parte quello, ma poi ripeto, vedere, no, anche la difficoltà della squadra. Allora qua la realtà è che no, si parla che noi si deve vincere assolutamente ed probabilmente è così. Ma che non si soffra è quasi impossibile. E il pubblico penso abbia capito questo, cioè che anche nelle difficoltà c'è stato. No, di solito quando tu parti e dicono che il Bari deve vincere, deve stravincere il campionato, prima difficoltà cominciano i fischi. Mi sembra che qui non sia stato così, vuol dire che è un pubblico maturo. E ci spostiamo a Carbonara, suona la campanella, ma entrare a scuola non è sempre facile. Siamo stati al complesso Don Mario d'Alesio, dove i genitori chiedono un nuovo accesso per entrare nell'edificio. Ce ne parla Roberto Maggi. Un unico accesso aperto su via Francesco Pepe, i passeggini che fanno lo slalom tra le auto e una richiesta partita dai genitori di trovare delle soluzioni alternative. Carbonara, non bastano i cartelli a rendere più sicuro l'ingresso a scuola di tanti alunni del plesso Don Mario d'Alesio. La scena si ripete ogni giorno, i genitori accompagnano i figli, chi in auto, chi a piedi. La confusione è quella di tutti gli edifici scolastici, i rischi vanno ben oltre l'ordinaria amministrazione. Soprattutto da quando, poco meno di un anno fa, in concomitanza con l'inizio dei lavori,
lavori di rifacimento del marciapiede su via Ospedale di Venere è stato chiuso il cancello posteriore della scuola. Ogni tanto qualcuno si ferma e quindi camminiamo per strada. Passeggino? Sì, per poter arrivare a scuola. Cioè, la faccio su via Loquercio, praticamente ostruisce qualsiasi passaggio con le auto e pedoni, con grosse pericolosità di sicurezza. Abbiamo chiesto un anno fa di provvedere a questa situazione all'amministrazione, ma fino ad ora non abbiamo avuto nessuna risposta. Magari si riesce a fare qualcosa così per il bene dei nostri figli e non soltanto, perché sia all'entrata che all'uscita è veramente disastrosa. Un'alternativa in realtà è stata trovata da tempo, per l'appunto l'apertura di un nuovo accesso su via Loquercio, un'opera che, stando a quanto riferito dall'assessorato ai lavori pubblici, è stata inserita nell'ambito degli accordi quadro e dovrebbe essere realizzata nel breve termine. Una speranza nutrita soprattutto dai genitori dei ragazzi. E siamo alla cronaca, un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari è stata emessa nei confronti del 37enne Michele Ruggero, ritenuto responsabile di furto con strappo. L'uomo, con precedenti specifici, la mattina del 13 giugno scorso, mentre era in sella ad uno scooter per le vie del quartiere Murattiano, avrebbe avvicinato una cittadina straniera per strapparle con forza la borsa che custodiva sotto il braccio, facendo cadere a terra rovinosamente la vittima. La polizia è giunta all'identificazione del presunto responsabile proprio grazie alla descrizione fornita dalla donna, oltre che grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. È da 10 anni in Italia, dopo un lungo viaggio attraversando tutta l'Africa. David insegue un sogno: raccontare il suo Biafra attraverso la musica. Questa bella storia ce la racconta Roberto Maggi. Sogno chiamato musica, la voglia di tornare in Africa, in un Biafra libero e in pace. Questa è la storia di David Ota, portavoce della comunità biafrana di Bari. Un lungo viaggio per arrivare in Italia, dove vive da più di 10 anni. La musica, come detto, la grande passione. Un disco già inciso, un nuovo video pronto per uscire. Le canzoni per David sono il mezzo per raccontare la storia del Biafra, regione che chiede da anni l'indipendenza dalla Nigeria. Stiamo passando brutto tempo in Biafra. Noi o convertiamo o moriamo tutti. Adesso mio parenti sono 1 anno e 6 mesi che non dormi a casa nostra. Un popolo perseguitato forse per motivi religiosi, i biafrani sono cattolici in un paese segnato dal fondamentalismo islamico, forse per la grande presenza di risorse energetiche nel sottosuolo. Fatto sta che la voglia di tornare a casa è grande, ma oggi David si sente comunque adottato dall'Italia ed esprime la sua idea anche sull'attuale situazione politica. 10 anni che sono stati qua, sono un paese che io posso dire che l'Italia sono migliore di quella. Altri paesi che sono andati, perché loro c'è questo cuore da aiutare. Uno mi ha chiesto l'altro giorno, e se Savini dice oggi tutti gli africani tornano a casa, tu devi tornare? Io, sì, devi tornare, sono la mia terra, sono il mio paese. Se questi immigranti arrivano, divide, quanti è arrivato? 200, 400, ok, 200 Italia, 100 questo, 100 quello, 100 quello, diviso così, perché sono Europa, siamo tutti Europa, siamo Unione. E quando gli chiediamo se basterà la musica per cambiare il mondo, lui ci risponde così. C'è tanti cantanti in tutto il mondo, non è solo musica, musica da solo non ce la faccio, bisogna che il mondo cambia. Come pensi? Come ha ragione? E la modernità ancora oggi della figura del grande statista Aldo Moro. Se ne è parlato in un convegno a lui dedicato dall'Università degli Studi di Bari. Cristina Ferrigni ha sentito per noi il professor Luigi Ferlicchia, presidente del Centro Studi. La modernità del pensiero di Aldo Moro cosa direbbe ai politici di oggi?
Beh, la modernità è proprio rappresentata dal valore autenticamente democratico del messaggio di Moro. Autenticamente democratico significa collegamento con i cittadini senza demagogia, senza speculazione alcuna, ma a servizio del prossimo, secondo il dettato al quale lui si è sempre rifatto in quanto cristiano autentico. L'indagine Moro 2 a che punto? L'indagine Moro 2, la Commissione si è conclusa, anche se ci sono delle propaggini che sono state demandate alla valutazione della Procura, della Corte d'Appello di Roma, per alcuni fatti ancora che devono essere verificati. E la verità è che questa commissione ha fatto moltissimo, ha scoperto molte verità che allora sono state praticamente nascoste. A 40 anni anche un'iniziativa religiosa a Bari nella Basilica di San Nicola. E noi come Federazione dei Centri Studi Moro dell'Andro ringraziamo i padri domenicani che ospitano questa iniziativa religiosa nella Basilica di San Nicola e per celebrare l'anniversario della nascita di Aldo Moro. E parliamo ora di vaccini in gravidanza. Come intervenire? Se ne è parlato in un convegno organizzato alla Mater Dei. In gravidanza non si possono assumere farmaci o somministrare vaccini, un mito da sfatare. Le donne non solo possono vaccinarsi, ma devono. Una raccomandazione arrivata direttamente dal Ministero della Salute. È stata pubblicata il 7 agosto scorso una linea guida importante sulle vaccinazioni in gravidanza. Tra l'altro è avvenuta dopo pochi giorni da un fatto increscioso che è arrivato agli onori della cronaca per via di quelle due neonate morte a Bergamo proprio per aver contratto la pertosse ancor prima di poter essere vaccinate. Vaccino contro l'influenza e vaccino trivalente antidifterite, tetano e pertosse, quelli obbligatori per proteggere le mamme, ma soprattutto i bambini durante i primi mesi di vita. Proteggere le donne in gravidanza da malattie potenzialmente gravi, penso in particolare all'influenza che può dare complicanze anche gravissime in gravidanza, ma l'obiettivo di questa vaccinazione è anche proteggere i neonati nei primi mesi di vita, quando ovviamente non hanno ancora cominciato il ciclo di immunizzazione previsto dal calendario vaccinale e sono particolarmente fragili e a rischio di ammalarsi di pertosse, che può essere particolarmente pericolosa proprio nei primi mesi di vita. Una corretta campagna di informazione può salvare così tante vite nell'epoca dei Novax o Freevax, una minoranza che fa però molto rumore, non tanto nella vita reale quanto in quella social. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un fenomeno che è quello dell'esitazione vaccinale, cioè di persone che cominciano ad avere dei dubbi o hanno avuto dei dubbi sulle vaccinazioni e quindi l'impegno dell'Ordine dei Medici, ma anche di altri soggetti, è proprio quello di correttamente informare queste persone che hanno magari paura perché non conoscono qual è il valore delle vaccinazioni, mi sembra un aspetto importante. E siamo in chiusura, come di consueto vi ricordo i nostri indirizzi internet telebari.it, radiobari.net e info@segnodizorro.it. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e a più tardi con l'informazione di Telebari.